Salve a tutti e grazie di essere qui. Come state? Tutto bene? Siamo tornati con la nostra bella lavagnetta. Sono sicuro che non è mancata a nessuno, però oggi vorrei trattare un argomento sempre verde. Qual è il range di ripetizioni? Lo sto per dire ottimale per innescare processi ipertrofici. Tutt'oggi in palestra c'è un po' di confusione per quanto riguarda l'ideale range di ripetizioni, sia per il periodo, sia per gli obiettivi che per l'esercizio. Cosa mi riferisco? Mi riferisco a settembre che arriva e prima di fare ipertrofia bisogna fare forza, quindi vari 4x6 e 5x5 sugli esercizi di base, poi si passa all'ipertrofia, quindi no? Si cambia qualcosina in termini di distribuzione degli esercizi all'interno della split routine e si intraprendono le varie 3, 4 serie da 8, 12 ripetizioni. Mentre arrivando in procinto dell'estate si aumenta ancora di più il range di lavoro, si aumenta la densità e così via. Non funziona propriamente così, anzi vi dico subito che volendo, ogni esercizio del protocollo in ogni periodo dell'anno potrebbe tranquillamente assestarsi sullo stesso range di ripetizioni. E ora vedremo anche il perché. Da quanto ne sappiamo, non c'è una reale differenza tra un range di lavoro molto contenuto, quindi un 5-6 RM, e uno molto elevato per quanto riguarda sempre l'innescarsi dei processi che portano poi agli adattamenti ipertrofici. A patto che quando si sale con il range di lavoro ci si spinga all'esaurimento. Infatti il reclutamento delle fibre, quelle maggiormente ipertrofizzabili, avviene anche quando si sale parecchio con le ripetizioni. Ma i livelli di effort, quindi la vicinanza col cedimento, deve esserci, altrimenti davvero si fa quello che generalmente viene definito volume spazzatura, quindi quel lavoro che tendenzialmente non porta ad alcun tipo di adattamento, anzi porta ad accumulare un sacco di fatica e quindi a rallentare quelli che sono i processi ipertrofici. Ma dire che gestire un esercizio sulle 5 ripetizioni sia uguale rispetto alle 20, rispetto che gestirselo sulle 20 o più, è un po' ingenua come cosa, per una serie di motivi. Innanzitutto, assestarsi sul range di ripetizioni medio-basse ci dà la possibilità di avere un pieno contributo dello spettro di fibre che compongono il muscolo, incluse quelle che a noi interessano, quelle veloci, quelle bianche, quelle maggiormente ipertrofizzabili, fin da subito, senza doverci necessariamente spingere a livelli di effort considerevoli, ok, per poterne richiedere il contributo. Ma non solo. Una delle teorie più accreditate per quanto riguarda l'ipertrofia è quella delle ripetizioni efficaci. Cosa sono? Sono le ripetizioni non deliberatamente lente che precedono il cedimento. Ok? Voi avrete notato che durante una serie, man mano che vi avvicinerete all'incapacità, le ripetizioni non potranno più essere effettivamente esplosive. Ed è proprio lì che la tensione meccanica sparerà alle stelle. E ci si riferisce generalmente alle ultime 5 ripetizioni, indicativamente credo che non sia proprio un numero straarbitrario, che precedono la reale incapacità. Quindi, cosa succede quando si utilizzano range di lavoro molto generosi? Che avremo una serie di ripetizioni, prendiamo le 20 rep, ne avremo una quindicina che tendenzialmente contribuiscono davvero poco a questo. Non solo, tutte le ripetizioni che faremo prima di quelle realmente importanti per noi probabilmente ci condurranno al clou, al core della serie,
Con un certo grado di fatica, di stress anche sui sistemi, se consideriamo alcuni movimenti particolarmente provanti, come mi viene in mente uno squat bulgaro da 20 reps, dove già alla quindicesima saremo lì lì per sputare un polmone. Di conseguenza, ecco, arrivare al punto focale del set con tanta stanchezza addosso probabilmente non è la scelta è migliore. E quindi come ci si dovrebbe comportare? Fissare un numero di ripetizioni standard per ogni esercizio? Non è detto, però gran parte del nostro lavoro dovrebbe basarsi su un range di ripetizioni che magari oscilla attorno alle 5-8 reps, badando anche a quale tipologia di movimento andremo a fare, ma non è detto, non è necessariamente detto che un curl con i bicipiti si debba svolgere dalle 12 ripetizioni in più, idem per quanto riguarda le alzate laterali. I muscoli reagiscono al range di lavoro allo stesso identico modo. Certo, alcuni movimenti saranno meno pratici da effettuare con un rep goal molto contenuto, ma l'innescarsi dei processi ipertrofici, ce lo guadagneremo comunque. Con questo, Matteo, vuoi dire che salire oltre le 8 rep è inutile? No, abbiamo appena detto che si possono ottenere risultati paragonabili per quanto riguarda l'ipertrofia, anche se il range di lavoro è molto più elevato, e questa diviene una scelta saggia in una serie di circostanze. In primis, se ci troviamo a utilizzare magari un macchinario molto interessante che non può essere ulteriormente sovraccaricato, potrebbe di certo valer la pena, se non replicabile con altre tipologie di stimoli, utilizzare una progressione sul numero di ripetizioni. Non solo, ci troviamo ad avere una certa fragilità in termini strutturali. Ragazzi, muoversi tutto l'anno con questo range di ripetizioni è abbastanza tassante sulle strutture. A quel punto si può variare il numero di ripetizioni evitando che le resistenze salgano troppo. Un'ottima scelta. Oppure si può sfruttare, ecco, il cedimento, i vantaggi che il cedimento ci dà prescindendo il numero di ripetizioni, per cavarcela in tutte quelle circostanze nelle quali non possiamo fare affidamento a carichi troppo elevati. Abbiamo parlato prima di una fragilità strutturale, magari si può parlare di un infortunio, magari ci troviamo in circostanze nelle quali la rastrelliera non è particolarmente generosa o alcuni esercizi ci sono preclusi, perlomeno in questo range di lavoro. Non ci sono range di lavoro magici, ok, che fanno cambiare pasta ad un muscolo, che lo rendono più duro, che lo rendono più granitico. Quella è soltanto una questione relativa alla magrezza del soggetto, alla quantità di liquidi nei comparti intracellulari piuttosto che interstiziali e a quanto il muscolo è pieno di glicogeno. Quindi niente range di lavoro miracolosi, basatevi per la gran parte su un'oscillazione di reps ragionevole, ma sappiate che anche salire al di sopra è fattibile a patto che si rispettino alcune specifiche, come ad esempio l'utilizzo di livelli di effort considerevoli, che qui potrebbero essere anche messi in secondo piano a favore di un minimo di buffer.